Bentornati a TG60 Salute. Oggi vogliamo parlare a tutte quelle persone che amano stare all'aria aperta, andare a camminare e anche a tutte quelle persone che hanno scoperto magari in età adulta di amare questo tipo di attività. Lo sappiamo, con il lockdown che ci ha costretti a stare chiusi in casa, molti di noi hanno guardato fuori dalla finestra sperando di poter tornare presto a fare qualche attività motoria, e in tanti sono tornati per le strade a correre, a camminare. Però attenzione, tutto bello, bisogna stare attenti però, perché improvvisarsi sportivi non sempre è la cosa giusta. Insomma, parliamone con lo specialista, ne parliamo col dottor Michele Galli, dirigente medico dell'unità funzionale di medicina dello sport della USL Toscana Centro. Benvenuto dottor Galli. Buongiorno. Ecco, insomma, si vedono sempre più persone a fare attività sportiva, voglio dire, no, proprio, forse c'è la parola giusta, attività ludico-motoria. Sì. Insomma, forse qualche attenzione, insomma, un pochino bisogna fare qualche considerazione prima di buttarsi, certo, nella corsa. Ci sono da fare molte considerazioni. Innanzitutto un ringraziamento per l'invito. Un ringraziamento doveroso perché noi come medicina dello sport pubblica facciamo parte del sistema del Dipartimento della Prevenzione, e chiaramente una delle nostre missioni istituzionali della nostra attività è quello di promuovere l'esercizio fisico, di promuovere uno stile di vita attivo, quindi questo tipo di popolazione è quella che fa per noi. Altrettanto importante questa nostra possibilità è perché noi ci rivolgiamo ad un tipo di popolazione molto eterogenea, spesso non più giovanissima, con la quale non abbiamo la possibilità di avere un grande contatto. Perché? Perché questo tipo di attività, che è l'attività ludico-motoria, un pochino meno famosa rispetto all'attività agonistica e all'attività non agonistica, è un'attività per cui non è prevista la certificazione medica di idoneità. E questo è giusto, tengo a puntualizzare che è una cosa assolutamente giusta. È chiaro che però questo può essere anche una criticità, nel senso che il soggetto, non avendo la possibilità di confrontarsi con un professionista, che non è obbligatoriamente e può essere il medico di medicina generale, può essere un fisioterapista, può essere un preparatore atletico, però rischia di commettere degli errori, anche semplici, errori banali, che possono poi inficiare magari l'attività sportiva, magari iniziata con entusiasmo e con voglia, e portare ad un'interruzione ecco, magari più o meno lunga, per dei problemi anche piuttosto semplici e banali, che però possono poi diventare problemi reali. Quindi, come dire, da una parte è molto consigliata, soprattutto nella mezza età, si dice, per prevenire problemi cardiocircolatori, certo, e tutta una serie di problematiche, si consiglia proprio di fare attività ludico-motoria. Dall'altra, però, essendo un'attività libera, c'è un po' questo rischio di magari non essere proprio pronti per farla. Allora, come ci si deve rapportare? Allora, ci si deve rapportare innanzitutto conoscendo un pochino. Questo è un tipo di attività in espansione, in particolar modo, come hai detto te, dopo i lockdown c'è stata proprio questa voglia di uscire e riprendere contatto con la nostra aria aperta, con i nostri bellissimi paesaggi. Anche famiglie intere hanno cominciato a muoversi. Prima di tutto bisogna capire anche i possibili problemi cui andiamo incontro. È chiaro che in questa sessione parliamo di problemi relativamente semplici, relativamente banali, però dei piccoli infortuni che in linea di massima colpiscono gli arti inferiori,
che possono venire fuori, iniziare magari in modo molto soft, poi però diventare dei problemi reali. Ecco, sono frequenti gli infortuni alle caviglie, al ginocchio, certo. Ecco, sono... Sì, ovviamente sono molto frequenti, ripeto, sono molto frequenti perché sono tutte problematiche correlate con il sovraccarico. Il sovraccarico che può interessare sia la parte dura, come si dice noi, che la parte molle più frequentemente, che è la parte muscolare e tendinea. E possono interessare, io ne parlerei in senso cranio-caudale, cioè dall'alto in basso, iniziando con il ginocchio. Ci può essere per esempio il dolore di rotula, il classico dolore di rotula, spesso causato appunto da uno squilibrio della muscolatura, in particolar modo da un'ipotrofia del quadricipite, cioè da un muscolo un pochino troppo floscio, che fa sì che la rotula durante il gesto atletico si muove un pochino troppo e questo sfregamento crea dolore. Ci sono poi le più famose tendinopatie, la tendinopatia del quadricipite, la più famosa tendinopatia del rotuleo, che sono tendini sollecitati per esempio nel movimento della corsa. Ci sono le cisti di Becker, che interessano il cavo popliteo, cioè delle pseudocisti, anche queste spesso su base infiammatoria, però molto fastidiose. Ecco, ci sono dei, diciamo, dei piccoli traumi specifici per i diversi sport? So, il tennista cinquantenne... Ovviamente, ecco. Il tennista, a parte le problematiche agli arti inferiori, che ovviamente sono molto sollecitati, in questo caso ci possono essere anche dei traumi distorsivi, per esempio alle ginocchia e alle caviglie, molto più difficilmente si verificano nella camminata e nella corsa questo tipo di traumi, però il tennis sicuramente può essere espone molto. Chiaramente poi c'è il famoso gomito del tennista, che è un'infiammazione tendinea dell'epicondilo, un'epicondilite, e poi ci può essere problemi collegati alla spalla, per esempio, perché il movimento del tennis sollecita molto anche questo tipo di articolazione. Proseguendo poi alle problematiche che possono riguardare la gamba, c'è la fascite tibiale anteriore. Che l'infiammazione, il dolore l'infiammazione che si lungo, la tibia, perché viene molto sollecitata nel movimento di flesso estensione del piede, della camminata e anche della corsa. Ci può essere in ultima analisi anche una frattura da stress come conseguenza di una fascite magari cronicizzata. Ci può essere poi la più famosa tendinite achillea, che è quella che interessa in particolar modo il podista e anche colui che va a camminare. A volte ci possono essere dei problemi alla muscolatura del polpaccio, interessando il soleo e il gastrocnemio. Il gastrocnemio sono i gemelli, tanto per intendere, quelli famosi, il gemello interno e il gemello esterno. La tendinite achillea a volte può essere associata alla borsite retroachillea, che è la borsa retroachillea, quella ancora più in basso rispetto al tendine d'Achille, spesso causata dallo sfregamento delle scarpe, delle calzature. E poi andando sul piede, a parte il compartimento interno ed esterno della caviglia che abbiamo accennato prima per quanto riguarda i traumi distorsivi, c'è poi la possibilità della metatarsalgia, cioè il dolore sul metatarso, che è la zona di appoggio dell'avampiede, in particolar modo nel movimento della corsa. E poi la fascite plantare. La fascite plantare, che è, come si dice noi, una bella bega, perché effettivamente è un'infiammazione della fascia plantare dovuta anche qui molto spesso a calzature non troppo adatte, e obiettivamente è un fastidio particolarmente importante e anche invalidante, perché effettivamente crea dolore alla lunga anche a camminare, che effettivamente fa sì che uno debba interrompere l'attività per un bel periodo di tempo, perché il problema di questo tipo di patologia è che sono banali, però sono collegate con il gesto atletico, e quindi anche quando se uno non è completamente guarito sono molto frequentemente soggette a recidive, a ricadute, e a tal proposito è molto importante riuscire a capirne
il motivo per cui sono, sono fuoriuscite, e abbattendo il motivo uno riesce probabilmente a cavarne le gambe. Però molto spesso sono patologie che effettivamente costringono l'atleta magari entusiasta a interrompere. Sì, a interrompere. Ecco, avrei un sacco di cose da dire, vedo il tempo corre. Allora, la persona allenata è meno soggetta a questo tipo di infiammazione. Certo. Quindi che si fa? Si incomincia piano piano. Ovviamente, allora, la prevenzione ovviamente di questo tipo di patologie è una parte molto importante. È chiaro che quando si parla di prevenzione dell'infortunio degli sportivi si apre un mondo, un mondo complicato, complicato, fatto di un sacco di figure professionali, di attrezzature specifiche. Noi credo stiamo a quelle indicazioni di base. In questo caso non si deve, ovviamente, non si vuole impaurire nessuno. No, di certo, è bene che si vada a fare attività. Farei prevenzione, così come si suol dire, modello base, che innanzitutto il primo atto preventivo, ne abbiamo già accennato prima quando si parlava dell'interfaccia con un professionista, è la scelta del tipo di attività, nel senso che è chiaro che camminare non è uguale a correre, camminare in salita e in discesa non è uguale a camminare in pianura, andare in piscina non è uguale a andare a giocare a tennis o in bicicletta, quindi la scelta dell'attività motoria è vero che deve essere collegata col fatto che a uno gli deve piacere, però insomma uno bisogna che si ponga il problema. Che cosa posso fare? Che cosa posso fare? Se io ho un'artrosi al ginocchio grave e mi piace andare a correre, e bisogna che mi tolga questa voglia, che mi faccia piacere qualche altra cosa, perché sennò è un'attività che ha breve durata. Quindi, perché va a gravare tutto. Altra cosa importante, sono cose ovviamente molto semplici, anche banali, scontate, però in medicina mi sono accorto con un po' di esperienza che di scontato non bisogna mai dare niente. Quindi utilizzare un idoneo abbigliamento, in particolar modo mi riferisco alle calzature. È intuitivo che non si può andare a fare trekking con i tacchi a spillo, ma è altrettanto importante andare a correre con scarpe da corsa, andare a camminare con scarpe da camminata, andare a fare trekking con scarpe da trekking. E il pantalone fucsia non conta. Non conta, non conta. A tal proposito dico anche che se uno ha la fortuna di aver trovato un paio di scarpe, un modello di scarpe che gli va bene, non andare dietro alle mode perché ce n'è una magari fucsia più carina, che ci piace di più, perché poi magari viene fuori il problema. Quindi se abbiamo trovato una linea andiamo per quella. Con quella. Cambiarle quando si consumano, perché le scarpe ovviamente si consumano, e quando sono consumate possono creare problemi di appoggio e dare vita a tutte le problematiche di cui abbiamo accennato prima. Importante, l'ha già detto te Paola, la gradualità dei carichi di lavoro, cioè cominciare in modo blando, anche variando un pochino, inserirci un po' di esercizi di stretching, un po' di camminata. Se uno dice voglio andare a correre ma non lo ha mai fatto, magari fare 5 minuti di camminata, un minuto di corsetta, 5 minuti di camminata, la volta dopo aumento un pochino di più la corsetta, in modo da fare le cose con gradualità. E molto importante è anche la regolarità delle uscite, una frequenza regolare delle uscite. Un mondo perfetto direbbe di fare attività un giorno sì o uno no, ma è chiaro che se uno non riesce a fare così, uno non può pensare di andare a correre una volta al mese e di ottenere qualche risultato, anzi probabilmente è molto più facile andare incontro. Tra l'altro anche da profani si sente quanto, se andiamo regolarmente poi per qualche motivo ci fermiamo una settimana o 10 giorni, quanto sentiamo la fatica quando si riparte, basta quella piccola interruzione. Assolutamente, no? Perché dico sempre che l'allenamento e il disallenamento sono due facce opposte della medaglia, però con una cosa, che per ottenere dei buoni risultati con l'allenamento ci vuole molto più tempo di quanto ce ne vuole per perderlo con il disallenamento. Cioè il disallenamento è un processo molto più rapido. E l'ultima cosa che ci tengo è quando uno comincia a fare un pochino di esercizio fisico, di muoversi, imparare a conoscere un pochino il proprio corpo, in questo senso che riuscire a distinguere
il doloretto muscolare soft, molto spesso bilaterale, che è un doloretto fisiologico di chi ha fatto esercizio fisico, non dico piacevole, però insomma che uno se lo deve aspettare. Anche, insomma, qualche volta anche piacevole, dire vedi ho lavorato, esatto, sento esatto, quel doloretto perché ho lavorato. Che ti dà un po' di morale. Sì, sì. Rispetto al dolore un pochino diverso, magari localizzato nello stesso punto, un dolore puntorio che magari fa male sempre un po' prima, nel senso mi fa male dopo mezz'ora che ho corso, poi mi fa male dopo 20 minuti, poi mi fa male anche quando non corro. Questi sono dei campanelli di allarme che ci fanno fare eventualmente una diagnosi abbastanza veloce e quindi recuperare più rapidamente. Dico questo perché è stata, soprattutto nello sportivo anziano, molto competitivo, magari competitivo con se stesso e non con gli altri, c'è la famosa sindrome di Highlander o dell'immortalità, che è proprio il soggetto completamente anestetizzato a qualsiasi tipo di dolore, che non sente assolutamente niente, spinge sempre, conosce solo l'allenamento, e chiaramente questo che è una cosa vera, reale, dovuta probabilmente alla secrezione eccessiva di endorfine, quindi su base neuroormonale, e questo chiaramente espone il soggetto stesso a problemi anche molto importanti e molto gravi. E allora, benissimo, l'abbiamo sempre detto qui, l'attività motoria è un ingrediente proprio dell'igiene del corpo. Assolutamente. Quella proprio ci vuole, assolutamente. Però con questi piccoli accorgimenti, perché come sempre, insomma, ogni cosa ha le sue posologie, insomma, vanno prese con la giusta misura e, insomma, ognuno secondo le proprie capacità e possibilità. Bene, dottore, grazie tanto per questo intervento e allora buona corsa, buona attività a tutti voi. Alla prossima.